Antonio e Anna Rita De Felice. Antonio e Anna Rita De Felice, anche loro sono di Onna, e loro hanno perso Fabio, il loro figlio, di 22 anni. Sì. Loro furono con noi fin dalla sera del terremoto, poi ci siamo di nuovo incontrati ad Onna, erano tra le persone che hanno potuto parlare con il Papa. Vostro figlio quella sera volle lasciare casa per andare a tenere compagnia alla nonna, signora. È vero, sì. Lui era innamoratissimo della nonna. E siccome che all'Aquila erano dal 14 dicembre che si avvertiva questo maledetto terremoto, e lui diceva: "Mamma, io devo dormire con nonna perché nonna ha paura del terremoto. Nonna è spaventata, allora io devo dormire con nonna." E purtroppo è morto con la nonna. Era molto legato alla nonna. Tantissimo, tanto alla nonna, sì. Era molto legato e la morte li ha abbracciati tutti e due. Li avete trovati abbracciati? Sì, mio marito ha cominciato a scavare perché appena non so come siamo usciti da casa. Appena siamo usciti abbiamo visto proprio il disastro. E la prima cosa che ci è venuta in mente, Fabio è morto, perché un massacro e basta. Allora siamo scappati giù, anche io e mia figlia, però non potevamo passare sopra quelle macerie, una cosa spaventosa. Ecco, in questa casa sono morte tre persone. È morto un ragazzo di 26 anni, il figlio di Tonio De Felice, che era con la nonna. Allora lui è riuscito a passare, ha cominciato a scavare però poi non ce la faceva più, chiamavamo Fabio, 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 ma lui purtroppo. Scavava lei, signor Antonio? Sì, ha Sì. cominciato lui a scavare. E come scavava? Con le mani. Ho iniziato con le mani, anche se era notte, era buio, avevo una torcia, ma le difficoltà ce n'erano tante. L'odore del metano, le scosse che continuavano a fare, quindi avevo una casa vicina pericolante. Alla fine una scossa più forte e ho mollato, sono andato via. Torno da loro, che mi stavano aspettando. E mi hanno chiesto: "L'hai trovato?" Ho detto una bugia, dico: "No, non sono arrivato perché ho provato a scavare, lo chiamavo, ma non mi rispondeva." Ho immaginato subito che non c'era niente da fare. Quindi un po' Fabio, il figlio della nostra assistenta che ci aiutava alla scuola materna, Fabio di 20, 25, 23 anni mi sembra. Onna, 250 abitanti, oltre 40 morti. Era solo a scavare? Sì. Sono tornato di nuovo, passando da una parte perché bisognava scavalcare le macerie 3-4 metri. Sono scivolato su una lamiera, non mi ricordo, e sono andato giù in una buca. Mi sono trovato dell'Enel che era andato giù. E ho provato di nuovo, ma non c'era niente da fare. Lui non mi rispondeva e sono andato di nuovo da mia moglie e mia figlia che mi aspettavano. A quel punto sono andato verso la statale a aspettare i soccorsi, qualcuno che veniva, anche perché le grida di chi cercava aiuto erano veramente una cosa Cioè le grida terrificante. che venivano dalle macerie Sì, erano e tante. tantissime. C'era una nuvola di polvere. Noi quando siamo usciti da casa non si vedeva un metro. Poi verso giorno sono arrivati i vigili del fuoco e siamo andati di nuovo a scavare. Sei vigili del fuoco, io, due miei colleghi di lavoro, poi è venuto mio fratello, quindi 8-9 persone, abbiamo scavato fino all'una,
All'una abbiamo scoperto la sua mano, lui dormiva così come me. E là ci siamo resi conto che non c'era niente da fare. Vediamo come Vittoriano Abate ricorda suo figlio Fabio. Fabio aveva 22 anni, sì. Ne avrebbe compiuti ad agosto. Aveva dei sogni, aveva dei progetti. Ne aveva tanti, era pieno di vita lui. Il suo sogno più grande era lavorare a contatto con la natura, che era la cosa che amava di più. La natura e gli animali, infatti a livello lavorativo aveva un sogno, poter far parte del corpo della forestale. Con Fabio avevate dei progetti comuni, facevate delle cose insieme? Sì, avevamo un progetto, forse non lo sanno nemmeno i nostri genitori, aprire un agriturismo. L'amore di Fabio per gli animali. Eccolo, ci sono le foto che lo testimoniano. Questo era il suo pony, gliel'ha regalato zio quando era più piccolo, qui aveva circa 10 anni. Era innamorato di quel pony. E questi animali sono vostri? Sono sempre i suoi pony, perché poi dal primo che gli ha regalato zio ne sono nati tanti altri, e questi erano i suoi pony, il suo gatto e tutti i suoi attrezzi. Come ti immaginavi questo agriturismo con Fabio? Dove? Ma qui, sicuramente qui ad Onna, perché questa era la terra che lui amava. E niente, lo immaginavo come l'avevamo progettato. Lui si sarebbe occupato della parte agricola, quindi di coltivare tutto ciò che poi sarebbe stato servito all'interno dell'agriturismo. Io mi sarei occupata della cucina. Questo. Perché Fabio non voleva allontanarsi da questo posto, da Onna? Assolutamente no, l'amava troppo per allontanarsi. Non avrebbe mai abbandonato questa terra, mai. E lei, signora, come lo ricorda suo figlio? Mio figlio è indimenticabile, perché è un ragazzo bravo, molto bravo. E poi, ecco, aveva questo pregio di amare gli anziani. Lui proprio per le persone anziane aveva un debole proprio, e per me è stato un grande eroe, grande, grande, grande proprio. Allora. E a me mi ha dato una speranza grandissima, grandissima. Infatti ho preso il mio rosario e l'ho messo nelle sue mani. Ho detto: Santità, me lo devi benedire, perché io lo devo portare da mio figlio. Avevo un'altra sensibilità, lo vedevo molto distaccato. Invece oggi mi sono ricreduta proprio. È proprio una persona molto eccezionale. Ora sono qui tra voi e vorrei abbracciarvi con affetto uno ad uno.